con Carlo Martelli, che è uno dei nostri deputati alla Camera, giusto? Scusa, al Senato volevo dire. Benissimo. E stasera ci parliamo un po' di cambiamenti climatici. Parliamo di cambiamenti climatici, esatto. Io parto subito con la domanda, poi... Parti con la domanda. Allora, i cambiamenti climatici che noi stiamo vedendo adesso hanno una base antropica, cioè dicono gli scienziati che sono tutti causati dall'uomo, o almeno buona parte di essi. Sono a rischio la biodiversità, sono a rischio le fonti di energia rinnovabili, non rinnovabili, è a rischio l'acqua, cioè noi stiamo consumando più pianeta al momento di quanto il pianeta non riesca a rigenerarsi, la famosa ecological footprint, no? L'impronta ecologica. Allora, i cambiamenti climatici che noi abbiamo, a cui noi abbiamo dato il via adesso, sono reversibili? Cioè, se smettiamo con questo modello di sviluppo, riusciamo a ritornare indietro, o pensi che i cambiamenti climatici da ora in avanti andranno per conto loro e quindi noi dovremo subire le conseguenze e attrezzarsi di conseguenza? Ok, allora, la parcheggiata, la risposta è no, però dopo la motiviamo. Allora, io vorrei fare prima una specie di azzeramento, cioè capiamo un attimo di cosa stiamo parlando. Perché per parlare di cambiamento climatico dobbiamo innanzitutto capire com'è che si muove la macchina termodinamica chiamata pianeta Terra. Perché noi adesso abbiamo a che fare con un pianeta che ha una temperatura media di circa, media vuol dire fatta la media su tutto l'anno di tutti i posti dove c'è una stazione di rilevamento meteorologico, dall'Equatore alla Siberia, fino al polo sud dove c'è la stazione Amundsen Scott, di circa 15,2 gradi. Come tutte le medie è la faccenda del pollo di Trilussa, oppure del fatto che ogni italiano consuma 180 kg di carne all'anno, che è tantissimo, no? E poi c'è qualcuno che non ne consuma proprio, quindi vuol dire che qualcuno ne consumerà il doppio. Allora, il clima terrestre non è costante. Tutti gli studi geologici che sono stati fatti facendo dei carotaggi nella crosta terrestre o nei ghiacci hanno dimostrato che ci sono delle oscillazioni periodiche. Si parla di ere glaciali che durano 800, 900, 1 miliardo di anni, intervallate a ere interglaciali. A sua volta ciascuna di queste ere viene divisa in periodi. Periodi glaciali e periodi interglaciali. Quindi l'era glaciale è una cosa, il periodo glaciale è un'altra cosa. Per esempio, noi adesso siamo in un'era glaciale, però in un periodo interglaciale. Un'era glaciale è un periodo mediamente un po' più freddo, un'era interglaciale è un periodo molto caldo, nel quale il ghiaccio, sotto forma stabile, neanche ai poli c'è. Ci sono prove che l'Antartide, che più o meno è lì da un sacco di tempo, è stata priva di ghiacci o quasi completamente priva di ghiacci durante le famose ere interglaciali di cui parlavamo prima. Quindi la Terra respira, ha questo respiro, qualche volta è più calda, qualche volta è più fredda, a volte è così fredda che il ghiaccio arriva quasi fino all'equatore. Questo è successo nell'epoca più fredda, che si chiamò criogeniano, da crios, che vuol dire freddo, quando i ghiacci arrivavano quasi fino all'equatore. Naturalmente nessuno ha ancora bene capito come funzioni questo meccanismo. Nessuno l'ha ancora capito perché il motore del clima planetario fondamentalmente è il Sole. E tutti quanti gli scienziati dicono che il Sole emette più o meno sempre la stessa quantità di energia. Infatti si parla di costante solare, 1366 watt per metro quadrato, posto in posizione normale rispetto al Sole. Questo dice la scienza. Però noi abbiamo un ciclo di osservazioni sul Sole che è cortissimo. Le prime osservazioni risalgono ai tempi di Galileo, prima ancora, quando in certi casi si riusciva a vedere che sul Sole si formavano quelle che vengono chiamate le macchie solari, cioè delle zone più scure. Adesso vengono chiamate AR, regioni attive del Sole, e si è visto che sono delle regioni correlate all'attività solare, cioè il Sole emette sì la stessa quantità di energia, almeno negli ultimi 400 anni ha fatto così, però non è sempre fatta nello stesso modo. L'esempio che vi posso fare è che una palla d'acciaio di un chilo e 1000 palline da un grammo lanciate alla stessa velocità hanno la stessa energia, però è diverso il modo in cui la trasportano.
È chiaro questo concetto? Allo stesso modo il Sole. Se voi andaste sul sito, c'è un sito della NASA dove ti spiegano un pochino queste cose qua, ti fanno vedere tutti gli asteroidi che passano vicino alla Terra, ti fanno la foto del giorno, che di solito sono delle immagini bellissime, e ti danno la qualità della radiazione solare come flusso di particelle. Allora, gli studi dicono che l'interazione tra le particelle che emette il Sole e l'atmosfera influiscono, per esempio, sulla formazione delle nuvole. Quando il Sole ha molte macchie, si formano meno nuvole. Quando il Sole è in periodo di quiescenza, cioè poche macchie, in una fase di minimo solare, si formano più nuvole. Quindi c'è una prima correlazione tra l'attività solare e il clima terrestre, che è la formazione delle nuvole, perché le nuvole hanno un potere di riflettere la radiazione solare. Dopodiché ci sono altre teorie, come per esempio quella di Milankovitch, che era un geografo, che intendeva spiegare queste variazioni di lungo termine del clima terrestre con le variazioni dell'asse terrestre, che si chiama fenomeno di nutazione, e il fatto che la Terra, che si muove all'interno della galassia, passasse periodicamente attraverso delle nubi di polvere interstellare. Questo per dire che ci sono delle variabili che influenzano il clima terrestre. Il clima terrestre varia molto dal caldo al freddo. In questo ci siamo inseriti noi volponi, esseri umani, che senza ben capire abbiamo cominciato a tirare fuori qualcosa che era nella Terra, come il carbone, come il petrolio, come il metano, e usarlo così. Col che abbiamo cominciato a variare la composizione atmosferica del pianeta, cosa che si chiama effetto serra antropogenico. Questo viene determinato da vari fattori, le combustioni sono uno dei fattori, ma in generale anche l'agricoltura è un fattore. E infatti era qua che volevo arrivare, però prima di arrivare a quello adesso possiamo passare alla domanda, e cioè se quello che noi stiamo facendo può essere reversibile oppure no. Allora vediamo di capire che cosa stiamo esattamente facendo. Gli ultimi dati del NOAA, che è quella parte della NASA che si occupa di cambiamenti climatici, NOAA vuol dire National Oceanic Atmospheric Administration, dice che questo sarà l'anno più caldo da quando si fanno le misurazioni. Sono 130 anni, la serie storica non è lunghissima, però è un periodo di stabilità climatica, quindi se il clima è stabile per conto suo, lì puoi vedere qual è l'effetto nostro. Invece se tu ti inserisci in un clima che varia, non puoi capire quali sono gli effetti. L'incremento è stato di quasi un grado, media annua. Allora, sempre tornando alla faccenda di Trilus, il CNR dice per l'Italia sono 2 gradi, quindi vuol dire che per esempio l'Italia risponde in modo diverso. 2 gradi di media nazionale. Allora, ancora una volta, questo a livello locale si traduce in variazioni diverse. Quindi quello che dico sempre è, se un grado a livello globale è diventato 2 gradi per l'Italia, di cui 2,5 gradi al nord e 1,8 gradi al sud, se la variazione fosse di 5 gradi, noi rischieremmo di avere posti dove ci sono dei picchi di temperatura che sono magari 10 o 12 gradi superiori agli attuali. Allora immaginate che tipo di agricoltura si può fare in un posto dove magari la temperatura di schizza è 55 gradi, come se fossimo nel Qatar o a Dubai, dove ovviamente che agricoltura si fa? Nessuna, coltivi i granelli di sabbia. Perché? Perché il terreno non può trattenere né l'umidità né la sostanza organica e quindi rimane la matrice rocciosa. La matrice rocciosa progressivamente diventa sempre più fine e quindi è quella, è la sabbia silicea, perché il silicio è il 26% della superficie terrestre e quindi alla fine tutto è silicio. Noi abbiamo fatto dunque aumentare la temperatura terrestre di 1 grado. La domanda era, questa cosa qua può essere reversibile? La risposta è che se noi smettessimo completamente tutto quanto, avremo una riduzione del gas serra primario, che è l'anidride carbonica, di 7 parti per milione all'anno, cioè la natura ne tira via 7 parti. Siccome noi siamo passati da 280 a quasi 420, fate il conto, sono 140, ci vorrebbero 20 anni di assenza totale dell'essere umano dal pianeta Terra. Quindi se noi delocalizziamo tutti gli umani per 20 anni, ritorniamo all'era preindustriale, 280 parti per milione. Quindi dovremmo smettere di fare qualunque cosa. Siccome chiaramente non faremo questo, uno dice, vabbè, ma stiamo facendo qualcosa per rallentare? No, non stiamo facendo niente per rallentare. Voi sapete che esiste una cosa che si chiama IPCC, il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, che ha preso anche un premio Nobel, che raggruppa più di 1000 scienziati che si stanno occupando del fenomeno, e questi hanno detto,
l'obiettivo migliore che noi possiamo fare è contenere l'aumento di temperatura globale al di sotto dei 2 gradi entro il 2100. 2 gradi. Noi siamo già arrivati ad un incremento di un grado adesso. Ma 2 gradi vorrebbe dire 6 metri di livello del mare in più. 6 metri. Allora, fatevi una passata con Google Earth, che ha la funzione altimetro lungo le coste, andate a vedere quante città finirebbero a bagno. E uno dice, vabbè, e poi? E poi c'è quella cosa che si chiama penetrazione del cuneo salino. Se sale il livello del mare c'è un'infiltrazione dell'acqua salina dal basso verso le falde. Quindi tutta l'agricoltura per centinaia di metri dalla costa verrebbe inibita, compromessa, perché tu non potresti più irrigare. E molti pozzi non potresti più usarli perché neanche la puoi bere. Dopodiché abbiamo detto prima, con un incremento di temperatura l'agricoltura muore. Perché muore? Ma non basta. Niente ghiacciaio uguale, i fiumi, soprattutto quelli del nord, dove si fa la maggior parte dell'agricoltura d'Italia, potrebbero rimanere secchi durante l'anno. La maggior portata del Po deriva dalla Dora Baltica e dal Sesia, che sono direttamente correlati ai ghiacciai. Allora, nel momento in cui spariscono i ghiacciai, io mi ritrovo la Dora Baltica d'estate, che magari, se come quest'anno non piove, non porta acqua, e quindi non c'è acqua sufficiente nel Po. Non c'è. Voi non so se conoscete il canale Cavour, il più grosso canale di irrigazione d'Italia. Nasce a Chivasso, a sud di Torino, poco a sud di Torino. A valle del canale Cavour che prende dal Po, il Po praticamente è in secca, perché d'estate quasi tutta l'acqua del Po viene messa lì per irrigare. Adesso, voi immaginate se il Po portasse 10 o solo 20 metri cubi in meno di quelli che porta adesso, l'intera agricoltura del nord Italia dovrebbe cambiare, perché il canale Cavour da solo, con tutte le sue varie diramazioni, irriga circa 200.000 ettari. 200.000 ettari di campagna che rischia di non poter più essere correttamente irrigata, per non parlare di tutti gli altri canali che prendono dal Po, perché non c'è ovviamente solo quello. Poi ci sono quelli che ciucciano dalla Dora, ci sono quelli che ciucciano dal Ticino, dal Lago Maggiore addirittura, perché qualcuno ha detto, siccome il Ticino non è affidabile, prendiamo l'acqua direttamente dal Lago Maggiore. Hanno ben due canali che vanno a prendere dal Lago Maggiore, uno che sta in Piemonte e uno che va in Lombardia, che poi alimenta il canale Villoresi, viene anche quello dal Ticino. E il Ticino ha un'alimentazione che anche quella viene da ghiacciai, perché il fiume Ticino, lo sapete, arriva dalla Svizzera. Tutto questo per tracciare un quadro grave. Però uno dice, vabbè, adesso che mi hai detto questo, ma non dormo più la notte, dimmi cosa potrei fare. Non è che magari hanno ragione gli Amish. Abbastanza. Allora, io devo dire che la responsabilità in questo caso del singolo è altissima, perché il 28% dell'intero effetto serra planetario è determinato da una cosa. Provate a dire cos'è quella cosa? Una sola cosa. Quello che noi mangiamo. Ma una cosa in particolare che noi mangiamo. Che è la carne. Il 28%. Quindi non è la centrale a carbone o la centrale a metano, anche quella gigantesca, non sono i 50 milioni di autoveicoli che ci sono in Italia e tutti quelli che ci sono nel mondo, o gli aerei, no, è la bistecca. È la bistecca. Allora facciamo due conti, vediamo, cito a braccio. In Italia abbiamo 9 milioni di bovini, 9 di suini, 12 di ovini vari, 500 milioni di polli e 50 milioni di galline che fanno le uova. E questo è. Nel mondo ci sono, allora vediamo, 1,2 miliardi di bovini, 1 miliardo di suini, il suino è molto più popolare in Italia, poi ci sono 2,3 miliardi di ovini, 23 miliardi di polli, e poi lasciamo stare tutti gli altri volatili che a vario titolo vengono allevati, e conigli e altre cose. Tutto questo ha una traduzione ulteriore, che è il 24% della superficie del pianeta, contando tutto, le montagne, le superfici ghiacciate, viene occupato o direttamente dalle mucche o dai campi che vengono coltivati per dar da mangiare alle mucche. E ho lasciato stare tutti gli altri, il 24%. In Africa la percentuale è del 53%. Tu ci stai suggerendo di sterminare i bovini? No, veramente bisognerebbe sterminare gli esseri umani, poi comincia le cose.
Allora, aspetta, perché la cosa bella è... Ma come? Cioè, gli africani hanno una superficie destinata all'allevamento dei bovini superiore a quella di qualunque altro continente e poi ci vengono a dire che muoiono di fame. Spiegami un po' come funziona sto fatto. Funziona così. La maggior parte dei bovini allevati lì vengono esportati qua. Cioè, quelli si riducono alla fame, distruggono il loro ambiente, si sente? Distruggono il loro ambiente per allevare qualcosa che neanche mangiano. Ma non è finita. In Africa qualcuno si è alzato un giorno e ha detto: nel sottosuolo profondo c'è acqua inesauribile. Come al solito, quando arriva uno a dire questa cosa qua, è difficile confutarlo, no? Perché come potresti confutarlo? Dovresti fare dei buchi, tirare fuori l'acqua, magari per mille anni dire ok, per mille anni c'è stata l'acqua, magari c'è per altri mille. Sono quelle affermazioni che si autosostengono. Allora si è dato il via libera a questa trivellazione selvaggia. Noi qui trivellano per il petrolio, là trivellano per l'acqua, ognuno cerca una cosa diversa. Hanno trivellato, dove hanno trovato l'acqua hanno concentrato l'allevamento. Poi, per evitare che qualcuno si potesse fregare le mucche, hanno messo il filo spinato. Nessuno racconta questa cosa qua. Hanno messo il filo spinato e questo è uno dei motivi per cui c'è un'enorme moria di animali selvatici in Africa. Perché? Perché li escludi dalle zone migliori, li fai andare nelle zone peggiori. Hanno concentrato lì l'allevamento e hanno desertificato. Dopodiché si sono spostati, hanno fatto ancora queste trivellazioni e stanno continuando a fare così. La famosa siccità che c'è nel Sahel, che sarebbe l'Africa subsahariana dal di sotto, con la scomparsa del lago Chad, per esempio. Andate a vedere su internet con che fine ha fatto il lago Chad. Prima c'era il blu, adesso c'è il verde, perché è quella poca erbetta. Quella zona lì si è desertificata per questo motivo. Quando voi vedete la gente che alleva, vedete le mandrie, quella lì è tutta roba che non rimane neanche lì. Quindi loro destinano il terreno per allevare le mucche impoverendole e poi portano anche via le mucche tutte per darle da mangiare a noi, perché il flusso è verso di noi. L'altra parte dove si fa questo è il Sud America. Il continente americano, nord e sud, produce il 48% di tutta la carne che viene consumata nel mondo. Quindi voi immaginate che cosa può succedere nei posti dove le mucche si allevano meglio, che sono la pampa argentina e la foresta amazzonica. C'è la foresta, beh, tagliamo. Anzi no, le diamo fuoco, che si fa anche meno fatica. Questo è quanto. Per cui, quando noi pensiamo ai cambiamenti climatici, non dobbiamo dire, ah, cattivo tu che hai la centrale a carbone accesa. Va anche bene, ma la prima cosa è, no carne, perché è tutto lì, il 28% dell'effetto serra. E uno dice, ma perché c'è tutto questo effetto serra? Perché il problema non è l'anidride carbonica, sono due sostanze che sono correlate all'allevamento, e sono il metano e il protossido di azoto, o ossido di azoto, N2O per chi ci tiene, o gas idrorante. Perché ogni sostanza che emetti in atmosfera ha un potere serra, come lo chiamano, che varia a seconda della molecola. Il paragone è quello con la CO2, che è 1. Loro hanno detto il potere serra come cosa relativa per la CO2 è 1. Quanto è il metano? 30. Quanto è il protossido di azoto? 300 volte tanto. Quindi basta una molecola di metano per fare l'equivalente di 30 molecole di CO2. Allora, ogni mucca da sola fa circa un metro cubo di metano al giorno. Un metro cubo di metano vuol dire per l'Italia 9 milioni di metri cubi di metano. Tutta flatulenza. Moltiplica 9 per 365 e quanto fa? Fa, infatti, miliardi di metri cubi di metano. Miliardi di metri cubi sono una quantità comparabile con il consumo italiano di metano, compreso il riscaldamento, l'autotrazione e l'industria. Maledette mucche. È vero, però in realtà la mucca di per sé, quella è lì perché qualcuno se la deve mangiare. Quindi quando si parla, poi c'è tutto il protossido di azoto, viene dal letame, tutta la cacca che fa la mucca si decompone e ne libera un sacco. E questo dove va a finire? Va a finire l'atmosfera. E poi ci sono i famosi nitrati che vanno a finire nell'acqua, ed ecco perché dove c'è allevamento intensivo come la pianura padana c'è un problema di nitrati nelle falde acquifere. E è proprio un ciclo che continua, quindi l'acqua è inquinata perché? Perché si fa allevamento. Allora, io il messaggio che lancio adesso, poi vediamo le domande, è questo. Il più grosso
cambiamento che noi possiamo fare veramente parte dal singolo, parte dalla tua alimentazione. Nel momento in cui ti metti lì e cambi quello che mangi, puoi influire sul clima, puoi influire sui flussi migratori, perché alla fine abbiamo capito che le persone non andano a mangiare perché lavorano per dare da mangiare a noi, e non è solamente una questione di allevamento, perché è anche una questione di itticoltura. Il pesce persico, secondo voi da dove arriva il pesce persico? Viene dalla Tanzania, però non è originario dell'Africa. È stato introdotto nel lago Vittoria perché si pensava che fosse un pesce molto produttivo, e ha funzionato per un po'. Poi si è scoperto che il pesce persico si mangiava tutti gli altri, e quindi ha fatto un disastro nell'ecosistema. Poi cosa è successo? Che l'economia dei paesi che si affacciano sul lago Vittoria, principalmente l'Uganda e la Tanzania, si è convertita nell'industria conserviera. I quali si sono messi a pescare il pesce, a metterlo anche in scatola per mandarlo qui. Quindi la loro è diventata un'economia di servizio, la loro pesca locale è stata distrutta. E anche quello è un effetto serra indotto, perché voi immaginate, io pesco un pesce nel lago Vittoria e lo trasporto fino a qui, ma c'è, è demenziale, no? Alla faccia del chilometro zero. E nonostante questa cosa enorme, il pesce persico costa pochissimo, esattamente come la carne. Questa era l'altra cosa che volevo dire. Secondo voi è ragionevole che un chilo di peperoni costi 2 euro e un chilo di cosce di pollo costi 3,80? No, non è chiaramente ragionevole, c'è qualcosa che non va. La sproporzione tra il costo della carne e il costo delle verdure non si spiega, a meno che il mercato non sia drogato. In effetti è drogato. L'Unione Europea spende un sacco di miliardi di sussidi diretti e indiretti agli allevatori. Questo giustifica perché il prezzo della carne rimane così basso. L'Italia contribuisce a questi sussidi per quasi 500 milioni all'anno. Quindi quando ti dicono che non ci sono i soldi per questo, non ci sono i soldi per quest'altro, non ci sono i soldi per quest'altro, la domanda è: dove li hai messi? E quando uno mi dice sostengo l'allevamento perché sennò gli allevatori non ce la fanno, perché la carne se no non costa abbastanza poco, io ti dico: ma tu sei matto, tu sei veramente pazzo. Lascia che la carne costi quello che deve costare, poi vediamo se qualcuno se la compra ancora. Perché io sono sicuro che se la carne costasse il doppio, come dovrebbe costare, o forse di più, qualcuno di voi direbbe: no, forse è il caso di non comprare più, ma di comprare qualcos'altro che è ovviamente anche più sano. Perché poi, non apro il capitolo, ma c'è tutta una serie di patologie correlate con il consumo di sostanze ad elevato contenuto di azoto, quali sono appunto le carni. E un'altra cosa interessante, riagganciandomi al discorso dei pesci, è l'introduzione nella nostra alimentazione, anche qui in Italia, del pangasio. Io vorrei che tu dicessi due parole sul pangasio. Voi avete mai sentito parlare del pangasio? Sì. Io l'ho ritrovato, mi ricordo, a Panorama, una bella pubblicità di questo bellissimo, bellissimo pesce che costava anche poco in offerta. Quando l'ho visto, sono inorridito, dico: caspita, ci fanno pure la pubblicità adesso. Io vorrei che tu dicessi due parole su questo pesce. Allora, il pangasio è il tilapia, o tilapia, non so come si dica, perché sono due parenti da questo punto di vista. Allora, il pangasio è un pesce d'acqua dolce, è un pesce gatto. Viene principalmente coltivato sul delta del Mekong, che è un fiume inquinatissimo, e in fondo lo è ancora di più. Andate a guardare delle foto su internet del Mekong e poi vi fate un'idea. Perché viene allevato il pesce gatto? Perché, uno, cresce in fretta. Due, mangia qualunque cosa, e gli viene dato da mangiare letteralmente la qualunque. Tre, ha delle carni bianchissime, molto compatte. Quarto, non sa troppo di pesce. E questo vale anche per l'altro, il tilapia, che però è un pesce d'acqua salata. Per il resto la cosa è uguale. Mangiano qualunque cosa, crescono in fretta. Allora che cosa succede? Che essendo che hanno tutte queste belle caratteristiche, vengono allevati in posti dove la manodopera costa poco e il mangime, lasciamo stare, probabilmente niente, perché gli danno le farine di pesce da qualunque, diventa un pesce altissimamente competitivo, per cui c'è un flusso, un'importazione verso l'Europa e verso gli Stati Uniti di questi tipi di carni, perché l'italiano, come lo statunitense, vuole una roba che sia bianca, che abbia la carne compatta e non sappia troppo di pesce e non costi troppo. Però è una schifezza terrificante.
Quindi se vi capita di trovare il pangasio in offerta, io vi consiglio di lasciarlo esattamente dov'è. Costa comunque pochissimo. Quando arriva in offerta, io ho visto spuntare dei prezzi sotto ai 3 euro, che è una cosa assolutamente impensabile, perché non è spiegabile da nulla. Voi pensate che deve essere trasportato, va per nave, chiaramente il pesce non va in aereo. Va per nave, ma comunque il consumo, ogni nave da trasporto consuma 8 tonnellate di carburante al minuto. Voi immaginate quanto può essere costoso il trasporto via mare dall'estremo oriente. Da parte del pubblico, se c'è qualcuno, io ne approfitterei, vista la conoscenza che ha Carlo della questione ambientale, ecco, io qualche domandina. Dai, approfittate. Io sarei curiosa di sapere se è mai stato fatto un calcolo del costo di un qualsiasi materiale, però calcolando anche i danni che fa all'ambiente, per avere un'idea di cosa costerebbe un chilo di carne in quel caso. Allora noi abbiamo una proposta di legge per fare questo. Esistono degli istituti che calcolano quello che si chiama l'LCA, Life Cycle Assessment, sarebbe l'analisi di ciclo vita, cioè da quando nasce a quando muore quell'oggetto, energeticamente quanto mi è costato e dal punto di vista ambientale quanto mi è costato. Però sono degli studi che di solito vengono commissionati. Sulla carne specificamente non l'ha ancora fatto nessuno. Ma c'è un interesse specifico a non farlo, perché bisogna dirlo, in Italia lavorano nel settore zootecnico 700.000 persone e 15.000 nel settore dell'itticoltura, per cui vai sempre a toccare degli interessi. Quindi mi dispiace, ma non te lo posso dire precisamente. Sul controllo climatico, cosa pensi delle scie chimiche? Esistono o sono bufale? Allora, bisognerebbe chiarirsi su cosa è il concetto di scia chimica. Perché qualcuno dice che scia chimica è la dispersione voluta in atmosfera di sostanze volte ad alterare in un certo modo la composizione atmosferica per ottenere però non si sa bene quale scopo. Ok, l'ARP invece sono radiazioni elettromagnetiche. Allora, in parte questa cosa è vera e fa parte di quella cosa che si chiama geoingegneria. Cioè, c'è tutta una serie di geni che ha fatto il seguente ragionamento. Siccome gli esseri umani ci vanno bene così com'è, perché se punta a caso la gente la smette di mangiare carne, noi abbiamo un problema economico e le aziende sono sempre quelle che chiedono flessibilità a 90 gradi al lavoratore, ho detto 90 intenzionalmente, ma loro stesse non vogliono cambiare mai. E ti credo, perché un'azienda, se ha una linea di prodotto che funziona e che vende, perché dovrebbe cambiare? Cioè l'Eni, che estrae, raffina e vende petrolio e derivati, perché la dovrebbe smettere col petrolio, che gli fa guadagnare un sacco di soldi? Non lo smetterà mai, la smetterà nel momento in cui il petrolio non sarà più competitivo, non lo vuole più nessuno. Allo stesso modo, per quanto riguarda tutte le aziende che ci sono adesso, quelle grosse, quelle piccole, chiaramente vanno dove tira il vento. Allora, questi hanno detto, siccome gli esseri umani ci va bene che fanno così perché è meglio non turbare troppo gli equilibri, non bisogna neanche intervenire sulle cause dell'effetto serra e quindi cerchiamo di fare qualche cosa che lo compensi. Il qualche cosa è, arriva troppa energia sulla Terra, o meglio, la Terra non disperde l'energia solare che gli arriva, cerchiamo di fare uno schermo, cioè mettiamo nell'atmosfera delle sostanze che aumentino la riflettività dell'atmosfera terrestre, quello che viene chiamato effetto albedo. Queste sostanze sono degli aerosol, cioè delle particelle finemente disperse, come se fosse l'aerosol quello che fai per il naso, sono delle particelle, delle goccioline microscopiche disperse nella stratosfera, perché la stratosfera, adesso ti dico cosa sono, nella stratosfera perché la stratosfera non ha tanti scambi gassosi con la parte bassa dell'atmosfera, tu hai bisogno di qualcosa che stia lì e rimanga lì, sono solfati, anidride solforosa, sostanze quindi che riflettono la radiazione, quindi lo zolfo di mezzo. E questa è una cosa che è studiata e ci sono già degli esperimenti, cioè si stanno già facendo degli esperimenti locali per vedere se questa cosa funziona, però non è una cosa organizzata, comunque sono esperimenti che ufficialmente nessuno ha autorizzato, questo è uno di quelli. Altri esperimenti che vengono fatti, che ci vorrebbero propinare, sono lo stoccaggio della CO2 in depositi geologici. Persino il governo italiano ha fatto un bel emendamentino nel collegato ambiente per fare questa cosa.
Ovviamente questa è una cosa idiota, banalmente, perché la CO2 è una molecola fatta da un carbonio e due ossigeni. Il peso atomico del carbonio è circa 12, quello dell'ossigeno circa 16. Quindi la molecola pesa 44, di cui 32 ossigeno. Allora, quando tu metti la CO2 sottoterra, in realtà stai mettendo ossigeno principalmente. E quindi è un ottimo stoccaggio di ossigeno che viene dalla riserva planetaria. Perché ricordiamo che ogni volta che io faccio una molecola di CO2 ho meno aria da respirare io. Perché la CO2 è un gas tossico, non è un gas in colore, in odore, in sapore, eccetera. Per chi avesse visto il film Apollo 13, mi sembra, vi ricordate, avevano un problema con la CO2. Se ce n'è troppa, la gente muore. Beh, noi respiriamo a ossigeno ed emettiamo CO2, è un prodotto di scarto. Appunto, è un prodotto di scarto. E se la CO2 sale neanche di troppo, l'atmosfera è respirabile e uno muore. Ci sono l'ente americano per la protezione sul lavoro, ti dice esattamente che per concentrazioni superiori a 4.000 parti per milione l'esposizione a quell'atmosfera non deve essere superiore a un paio d'ore. Vabbè, 4.000 sono tante, però voglio dire, non è così, così distante da quello che abbiamo adesso, che è 420 parti per milione. Per quanto riguarda invece, che diceva lui, il progetto HARP, sì, è un sistema ad alta energia di trasmissione planetaria di onde elettromagnetiche. Allora, io quello che posso dire per mia conoscenza è che non c'è nessuna correlazione diretta tra radiazione elettromagnetica e formazione delle nuvole, quindi di modifica climatica, quindi direi quello no. Però sicuramente poi c'è un altro progetto che è interessante, si chiama fertilizzazione oceanica. Sono delle cose talmente idiote. Allora, l'idea è di spargere dei solfati di ferro nell'oceano. I solfati di ferro aumentano la crescita delle alghe e le alghe assorbono la CO2. Dopodiché i pesci si mangiano, il plancton mangia le alghe, altri pesci si mangiano il plancton e quindi aumenta la popolazione dei pesci negli oceani e quindi noi possiamo pescare di più. Questo è l'altro sistema. Mi sembra demenziale. È demenziale, ma io quello che dico sempre è che quando tu fai un errore e vuoi rimediare senza fare la cosa giusta, farai un altro errore e chiuderai il ciclo con una serie di errori di cui l'ultimo sarà il peggiore di tutti. Come quelli che per togliere una specie invasiva in un posto ci mettono il suo concorrente. Certo. Cioè, ma quello, il quale se mangerà tutto e dopo ci avrà il problema sopra la popolazione di quello. E quindi dovrà importare un'altra specie per dare la caccia a quello e poi sarà quella la specie dominante. Cioè diventa sempre più difficile. Ma allora, questo lo racconto. Lo raccontavo nel 2013 quando gironzolavo per fare... Ogni volta che parlavamo di programma mettevo un flash sull'esempio dell'idiozia umana. Allora, in Australia, l'Australia è un continente geologicamente isolato, quindi si sono sviluppate ed evolute specie che sono totalmente disgiunte da quelle che ci sono negli altri continenti, proprio per la distanza. Quando siamo arrivati noi geniali, abbiamo deciso che il coniglio non c'era e lo portavamo noi. E la popolazione di conigli era tenuta sotto controllo dai predatori locali. Però poi i predatori locali si mangiavano i conigli e quindi abbiamo deciso di eliminare i predatori locali portando un predatore introdotto. Risultato, in Australia hanno dovuto costruire una cosa che si chiama recinto anticonigli. È una rete lunga circa 6.000 chilometri che racchiude intere porzioni del continente ed è fatta per tenere i conigli non dentro affinché nessuno se li mangi, ma fuori affinché non mangino i raccolti. Maledetti conigli. 6.000 chilometri di recinto anticonigli. Io non so quanta gente conosca questa faccenda del recinto anticonigli. Infatti in Australia sono stati molto attenti e hanno una legislazione molto particolare per cui tutti, ogni volta, non so se avete mai visto la trasmissione Airport Australia, questa è venuta fuori da poco che si vede, però è tanto che c'è, per cui quando ti passi dall'aeroporto devi dichiarare tutte le specie animali e vegetali che porti, perché l'Australia, essendo una specie di isola protetta fra virgolette, cioè qualsiasi intervento dall'esterno causerebbe una variazione all'interno dell'Australia stessa delle specie e quindi un mutamento, certo. Un mutamento del non climatico in questo caso ovviamente, ma un mutamento a livello di flora e di fauna locale, che è più o meno la stessa cosa che vediamo qui quando è arrivata la zanzara tigre. Io quando ero piccolo non esisteva, è arrivata ora. Perché? Perché con i grandi spostamenti
da qualche parte è arrivato una famiglione di zanzare tigre, adesso le zanzare locali praticamente non esistono più. Stessa cosa per tutti quelli che sono i parassiti delle piante, il cinipide, cioè ce ne sono talmente tanti. Certo, il cinipide del castagno, chiamato vespa cinese, oppure la xylella che viene dalla California, oppure il cancro del cipresso. Ma prima ancora c'era l'altro, il mal dell'inchiostro, quello che colpisce i castagni, che è una roba che è arrivata qui nei primi del Novecento. Noi pensiamo che il problema siano i migranti, fra virgolette, no? Quelli che vengono. In realtà il problema è ambientale, è precedente e molto più grave. Ma certo, sì, questo problema qua è nato, ma è vecchio di secoli. La fillossera, lo sappiamo tutti che è vecchissima come malattia. Viene anche quella dall'America, soltanto che come al solito si fanno le legislazioni protettive dopo che hai fatto il danno. C'è qualche altra domanda? Perché poi noi fra 5 minuti tenderemo a chiudere. Anche su altre cose, se volete. Sì. Yeah. Dove possibile rispondiamo? Io volevo chiedere se c'era un progetto di riforestazione per l'effetto serra, per il discorso di piantare alberi. Se può essere una cosa che può essere positiva per il discorso effetto serra. E poi prima non ho fatto la domanda quando c'era Vito Crini sul reddito di cittadinanza, se c'è uno studio, un qualcosa sul discorso. In Italia siamo una popolazione molto vecchia, anziana scusate, ci sono un sacco di badanti, ce ne sono tantissimi. Io non so se c'è un calcolo che fa quelle che sono al nero e quelle che sono assunte regolarmente che vivono in Italia. E mi chiedevo se queste persone che poi gli si dà il reddito di cittadinanza potessero chiaramente sostituire, purtroppo per loro, le persone magari che vengono dall'estero che fanno questi lavori, magari organizzando tre turni, ecco, dandogli in qualche modo, facendoli fare l'assistenza agli anziani, chiaramente riqualificandoli, dandogli diciamo, una preparazione anche specifica. Niente, due domande. Grazie. No, la stima non c'è, diciamo che per tutti quelli che non sono cittadini italiani ma che hanno degli accordi di reciprocità che avvengono da stati con i quali l'Italia ha stipulato degli accordi di reciprocità, cioè ce l'hanno il reddito di cittadinanza a casa loro, chiaramente anche per loro è erogabile, quindi può essere erogato ai cittadini stranieri perché chiaramente c'è uno scambio, cioè noi glielo diamo e poi ce lo facciamo dare dalla sua nazione di origine. Quindi quello sicuramente può essere fatto per tutte le badanti che naturalmente, o tutte le persone che sono qua regolarmente. Chiaramente per le persone che sono nero, sono irregolari, questa cosa qua non può essere fatta. Sì, ma io mi riferivo a un'altra cosa, però. E poi la riforestazione. E poi la riforestazione, poi ti... Sì, oh, mi riferivo a un'altra cosa, mi sono espresso male forse. Io mi riferivo al fatto che queste persone che vengono a lavorare in Italia dall'estero potrebbero essere in qualche modo sostituite piano piano da disoccupati italiani che non fanno questo lavoro semplicemente perché chiaramente sono un lavoro che ti impegna 24 ore su 24. Magari organizzando. Ho capito, adesso ho capito la domanda. Allora, allora il concetto è: nessuno, niente vieta che ciò avvenga. La questione è che chi arriva da fuori quasi sempre accetta delle condizioni salariali che sono inaccettabili per un cittadino italiano. Cioè, la cagata assurda che ti vengono a dire che chi arriva da fuori fa i lavori che gli italiani non vuol più fare, è falso, è assolutamente falso. È uno di quei miti che proprio c'è, ci metti 30 secondi. La verità è che nessuno accetta di fare quel lavoro a quelle condizioni. Perché questa è la verità. Bravo. Perché purtroppo in una società basata sul profitto, il datore di lavoro cerca di minimizzare quello che per lui sono delle passività e lo stipendio è una passività, cioè il datore di lavoro sarebbe ben contento di non pagarti per quel lavoro lì e se trova qualcuno che lo fa a metà del lavoro lui prende quello a prescindere dal fatto che arrivi da qualunque parte del mondo, per cui io credo che mi piacerebbe che i disoccupati italiani facessero quel tipo di lavoro, il problema è che credo che per le cifre che vengono in questo momento erogate nessun disoccupato italiano sarebbe disposto a farlo. Però più in generale il problema dell'assistenza, che non è solo l'assistenza agli anziani ma è anche l'assistenza ospedaliera alle persone che devono essere o che tu vorresti che fossero curate 24 ore su 24, questa è una cosa che non viene garantita dallo Stato. Chi ha avuto un familiare in ospedale e ha avuto la necessità di un'infermiera che stesse lì tutto il tempo se l'è dovuta pagare.
Questa cosa è una cosa che per esempio avviene in Alto Adige, nella provincia autonoma di Bolzano. Tu hai a disposizione una persona pagata dalla regione che viene a farti l'assistenza domiciliare, alla quale tu dai poi una cifra simbolica, veramente simbolica, sono pochi euro al giorno, che ti fa la spesa, fa tutto quello che deve essere fatto per il tempo che serve a te. Ok, per quanto riguarda la riforestazione, allora, progetti in Italia di riforestazione non ce ne sono. Secondo gli accordi di Kyoto è facoltà, cioè uno lo può fare oppure no, da parte di ciascuno Stato che ha aderito a quel protocollo, di fare delle operazioni di riforestazione. E questa è una cosa che va bene perché il materiale forestale rimane come assorbitore di CO2 per un tempo abbastanza lungo. Però attenzione, deve essere una foresta non coltivata. Purtroppo è stato fatto un esperimento nei pioppetti artificiali che la quantità di carbonio globalmente fissata è diminuita perché aumenta quello nella parte aerea ma diminuisce quello nel terreno. Quindi è pesante. Per questo c'è la proposta di fare quello che viene chiamato biochar, cioè prendere la materia organica che è parte della raccolta differenziata che noi tutti quanti si spera che facciamo e utilizzare un procedimento che si chiama di pirolisi anaerobica, che è l'equivalente di quello che si faceva una volta quando si faceva il carbone di legna nelle carbonaie. Il carbone di legna che cos'è? È legna distillata, cioè si è tolto dalla legna tutta quella frazione che non è carbonio. Il carbone di legna è la parte carbonio della legna, tutto il resto finisce in atmosfera. Il progetto quindi è di fare questo tipo di operazione. Se tu lo fai con la materia organica da raccolta differenziata hai una specie di polvere, un borotalco nero che è a tutti gli effetti carbonio puro, e utilizzare quello come sostanza ammendante nei boschi e sui campi, perché il ciclo di questo composto è di qualche centinaio di anni, ma in realtà tutti questi sistemi sono dei sistemi che tendono a tamponare. La verità è che noi abbiamo fatto un errore grossissimo, cioè siamo andati a prendere il carbonio da depositi geologici profondi e l'abbiamo messo nell'atmosfera. I depositi geologici erano zone stabili nelle quali questi depositi di carbonio sarebbero stati lì indefinitamente, erano lì da centinaia di milioni di anni, dall'epoca carbonifera, e potevano stare lì ancora un po'. Quindi noi abbiamo alterato un ciclo, che è quello della formazione del carbone e del petrolio, che ha dei tempi lunghissimi. Anche loro sono fonti rinnovabili, ma nell'arco delle centinaia di milioni di anni. Quindi il carbonio che abbiamo tirato fuori, adesso non lo possiamo più rimettere nel terreno. E quindi questi sistemi qua, che portano ad una maggiore superficie forestale, sono sistemi tampone. Oppure ci dobbiamo mettere in testa di destinare una parte della superficie terrestre a foresta permanente. Io, non avendo niente da fare, un calcolino me l'ero anche messo a fare. Basterebbe l'80% dell'Australia. Se noi prendessimo l'80% dell'Australia e lo trasformassimo in foresta permanente, riusciremmo a riportare la concentrazione di CO2, e non ho parlato delle altre sostanze, di CO2, ai livelli preindustriali di 280 parti per milione, quindi riusciremmo a tamponare un po' l'effetto serra. Però l'80% dell'Australia. La parte che contiene conigli, suppongo. Certo. Ovviamente la parte che contiene conigli. Poi posso aggiungere, c'è una domanda ancora? Sì. Vai, questa cosa la aggiungo alla fine. Io volevo dire, mi rilasciavo al discorso del consumo critico, no? Prima parlavi della carne, ecco, volevo estendere l'importanza di praticare il consumo critico a, diciamo, un po' in senso lato, quindi per dire il caffè, già la mattina facciamo un atto politico, no? Dal caffè che consumiamo, non sembra, ma partiamo da lì, perché se compriamo caffè per dire eco e solidale, non sfruttiamo, non andiamo a sfruttare, non andiamo a col caffè normale, no? Ci sono le popolazioni che vengono sfruttate, quindi è distrutto, quindi, e questo ci vorrebbe più informazione, cioè penso che bisogna insieme ci sia informazione, perché se la gente non sa non può capire, quindi fare divulgazione, poi una legislazione, e chiaramente il singolo deve fare il consumo critico, ci vuole anche una legislazione per dire, perché mi viene in mente l'olio di palma, no? Che penso che il Movimento 5 Stelle abbia fatto anche se non sbaglio abbia ottenuto un buon risultato di far scrivere sulle etichette che contenevano le palme, invece prima era scritto genericamente grassi vegetali, quindi nessuno lo sapeva, nessuno lo capiva, e continuavamo a distruggere le foreste, no? E
quindi ha contribuito al cambiamento climatico. Quindi, solo però, un forno di merda, dove cazzo sei? Però purtroppo io ho notato, no, che è stata fatta anche una raccolta firme a livello europeo per proibire questo olio di palma a livello di corte europea. Non so come è andata a finire, insomma spero che stia continuando. Purtroppo le aziende, come ho visto, come reagiscono, stanno comprando sui giornali e fanno delle pseudo pubblicità che sembrano, secondo me, delle pubblicità ingannevoli, anche quello andrebbe proibito, perché probabilmente sembra che siano degli articoli scientifici che esaltano le proprietà dell'olio di palma, che sono completamente merdaci, e sono scritte dai produttori, poi se lo va a leggere in piccolo piccolo c'è scritto produttori della fabbrica, sono i produttori, quelli, non so, questo però è fatto in modo che una persona che non è molto smalizzata, cioè io ormai questa cosa le guardo, ma la maggior parte delle persone gli sembra un articolo scientifico e quindi andrebbero anche quello proibito, è una pubblicità ingannevole, è una reazione alla consapevolezza che si è creata nei cittadini di leggendo, sapendo che l'olio di palma è presente. Quindi ecco, sono cose tutte che si legano, la deforestazione, lo sfruttamento del sud del mondo, la schiavizzazione, poi dopo noi vengono qui e chiaramente noi dovremmo che il consumo consolidale fosse non una cosa eccezionale, ma fosse la norma, no? Cioè i contadini sul mondo dovrebbero essere pagati con una paga giusta e l'ambiente dovrebbe essere sfruttato, dovrebbe essere di legge, dovremmo arrivare a questo in futuro, quello che penso voi state cercando di fare, insomma. Guarda, questo è talmente vero che vorrei raccontare un minuto un aneddoto. Io ho uno zio che in pensione adesso si occupa di cooperazione internazionale, è in un'associazione che va nei posti, okay, fisicamente, e con loro elabora strategie di miglioramento della qualità di vita delle persone, portandogli, che ne so, lavoro di un certo tipo, cioè spiegando come coltivare alcune, come migliorare la resa, però senza utilizzare fitofarmaci e tutto il resto. È andato quest'anno in Bolivia e in Perù. E io quando è tornato, gli ho chiesto com'è andata. Dice: ma bene, fra virgolette, ovviamente la popolazione là è povera. Dico: ma è povera perché non hanno soldi? Perché no, guarda, li stiamo affamando noi. Ma da che punto di vista? Dice: per esempio, i produttori di quinoa. Allora, la quinoa voi la trovate adesso nel supermercato, no? In questi ultimi anni. Cos'era? È praticamente una. Praticamente ad alto potere energetico, cioè da un piatto di quinoa ci vai avanti abbastanza. Siccome è diventata una moda, allora hanno riconvertito molte culture in quinoa. Cosa è successo? È successo quindi che aumentata la concorrenza, i prezzi sono crollati. Te prima potevi dare le patate per la quinoa, adesso la quinoa viene quasi tutta esportata qui, praticamente stiamo noi impoverendo le popolazioni locali. E questo ovviamente non è che ce lo vengono a dire, lo scopriamo solamente se qualcuno va là e vede le condizioni in cui questi contadini adesso versano. Quindi è vero che il consumo è consolidale, anche la quinoa è consolidale, va benissimo, ma bisogna anche tenere presente che ci sono delle dinamiche di lavoro che noi non conosciamo e che secondo me dovremmo andare a controllare attentamente se vogliamo fare un'operazione di questo tipo, cioè di avere un consumo sostenibile, ma non sostenibile per noi, sostenibile ovviamente anche per i produttori locali. Sì, è proprio così. La maggior parte della politica tu la fai a tavola. Per quanto riguarda l'olio di palma, abbiamo fatto qualcosa di più, anche se è ancora da vedere come andrà a finire. Cioè c'è una mozione depositata per vietare l'utilizzo dell'olio di palma sia ai fini alimentari che ai fini energetici. Non so come andrà a finire, però... Siamo io e Ciampolillo i responsabili di questa cosa, l'abbiamo preparata noi. E in effetti l'AIDEPI si chiama, facciamo un nome e cognome, è l'associazione dei produttori e distributori di quell'olio maledetto lì, si è pagata una campagna che dice cose del tipo: all'interno di una dieta equilibrata ci può stare anche l'olio di palma. Però anche McDonald's aveva fatto una cosa di questo tipo, cioè all'interno di una dieta equilibrata ci può stare che ti mangi l'hamburger di McDonald's, cioè se ne mangi ogni tanto non ti uccide. Però come ben si vede nel film Super Size Me, quello che è andato a mangiare per un mese da McDonald's a un certo punto
gli ha detto smettila subito, e alla fine si è scoperto che il medico, i medici più di uno gli hanno detto tu come prima non tornerai mai, dopo un mese, denunciatemi. Guardatelo Super Size Me, perché è veramente sì, educativo. Noleggiate il, non scaricatelo illegalmente, ma noleggiatelo. Per quanto riguarda il consumo critico, ecco, la cosa importante è di pensare all'implicazione che ha quello che tu stai mangiando, perché il rischio è che da qualche parte si crei un'economia di servizio a quello che stai facendo tu. Qua c'è un'economia di servizio al vivaismo ornamentale e forestale. Nel Sud America si è creata un'economia di servizio prima per il caffè, adesso per i bovini, e adesso sta venendo fuori questa, la quinoa, quest'altra cosa. Quando tu crei un'economia di servizio succede sempre la stessa dinamica: arrivano quelli che si comprano un sacco di terreno, mettono a lavorare la gente per pochissimo, la gente crede di essere contenta perché gli hanno dato un lavoro fisso, e quindi loro pensano di non avere più problemi, sono diventati schiavi, solo che hanno la palla decorata e quindi non si rendono conto che è una palla al piede, e li hai distrutti. Perché quando tu crei un'economia di servizio diventa tutto uguale, perdi completamente anche quello spirito tra virgolette imprenditoriale, o quella spinta a fare qualcosa di diverso che ci può essere all'interno di un tessuto produttivo. Questo è una cosa che è già successa e continuerà a succedere. La noi nella pianura padana è stato così con il riso, è stato tutto sacrificato in funzione del riso. In Africa abbiamo visto, ci sono delle zone in cui è sacrificato la carne, altre zone in cui è sacrificata il pesce. Tutto questo schema qua è uno schema fortemente distruttivo, quindi è per quello che quando tu dici chilometri zero ha un senso, che va al di là della semplicità di poter controllare quello che mangi, e coinvolge il fatto che tu non alteri l'equilibrio anche sociale di altre zone del pianeta, perché poi è così che va a finire. Tu alteri l'equilibrio sociale. Quando tu bevi il caffè fai un atto, o non lo bevi, fai un atto politico estremamente importante. Il caffè è un esempio. Per il caffè o per le banane si sono fatte delle guerre, mica no. Quindi attenzione a ogni cosa, il consumo critico è veramente fondamentale, molto più di quanto non crediamo.